La vittoria della Pistoiese nel derby con il Prato è una boccata d'ossigeno non da poco per gli arancioni. Nonostante la partenza di alcuni giocatori e la trasferta su un campo difficile e senza il supporto della tifoseria, gli uomini di Luigi Consonni tirano fuori dal cilindro una prestazione tutta grinta e cuore, sfruttano il vantaggio sul rigore concesso al primo minuto, giocano un primo tempo di qualità e nella seconda parte della gara si sacrificano in difesa, concedendo pochissimo al Prato, alla fine pesantemente contestato dai propri tifosi. Prima del mio esonero abbiamo fatto 2-3 prestazioni positive senza vincere. Purtroppo quando sei in piazze come Pistoia-Prato e hai, tra virgolette, l'obbligo di vincere, subentra anche un po' di tensione, un po' di ansia nei giocatori stessi, perché poi sono piazze che ovviamente non meritano di stare in questa categoria, però purtroppo ci sono e è difficile uscirne perché la Serie D penso sia il campionato più difficile di tutta Italia, perché ne vince una sola, ci sono squadre con pagine, con rose importanti, allenatori preparati, e quindi da questo punto di vista diventa anche complicato se non ha una partenza importante. Noi stiamo ricostruendo, siamo questi, in questo momento c'è da soffrire, c'è da stringere i denti. Ragazzi, ho fatto i complimenti perché penso se li meritano. Hanno disputato una partita di grandissimo sacrificio, soprattutto il secondo tempo. Abbiamo fatto fatica a uscire, anche se alla fine potevamo anche fare un altro gol. Però siamo questi, sono contento perché dal ritorno ho ritrovato un gruppo che ha voglia di far bene, un gruppo che ha voglia di uscire dalle parti di media bassa classifica e ha voglia di fare un campionato importante. Quando hai anche un doppio vantaggio, perché l'abbiamo quasi sempre sul 2-0, poi siamo quasi subito 3-1, è più facile anche per una squadra come la nostra, avendo poi con l'inserimento di Guido che arrivava da 2 giorni di influenza. Aspettavamo questi cross, ci hanno messo in difficoltà, però siamo stati molto bravi nel difendere su cross laterali.